Benvenuti guardiani in questo nuovo video su Destiny. Direi un po' speciale, vi spiego subito il perché. Come potete vedere ci troviamo nell'armeria sul sito ufficiale della Bungie, quindi niente di falso. E guardate un po', andiamo nelle armature difesa 330, ragazzi. Direi che hanno aumentato quindi i pezzi di armatura, come potete vedere sono quasi tutti, cioè davvero un'infinità di pezzi aumentati a 330. Troviamo davvero di tutto, l'arachnide del teschio del triple Ankara, il velo dell'apoteosi, luce oltre la nemesi, l'ariete, tutto ragazzi. Gran parte dei pezzi esotici dell'equipaggiamento uppato a 330. E voi vi starete chiedendo quindi, è la stessa cosa anche per le armi? E quindi ragazzi non resta che scoprirlo insieme. E guardate un po', troviamo anche qua l'attacco a 330, questa volta però non per tutte le armi, sono davvero poche quelle uppate a 330. Ultima parola, falco lunare, il telesto, il vituperio, ma di tutto, il suros, c'è anche il quindi di Giada, l'oltremondo, fino al Veridà, il signore del tuono. Dopodiché, come potete vedere, il tocco del male o le spade sono rimaste a 310. Quindi qua per l'armeria si sono mossi un po' più in tranquillità. Come potete vedere, il casco di Siente a 330, luce oltre la nemesi, ultima parola, tutte, gran parte dei pezzi uppati a 330. Quindi ragazzi, è una grande novità. Possiamo intuire che il livello luce sarà molto più alto dopo l'hard mod, perché penso che queste cose saranno droppabili appunto da venerdì. Detto ciò, non ci resta che aspettare un bel hard mod di Oryx. Qua è morti, bella per tutti, buona caccia guardiani.